Allora, raga, riprendiamo con io. Nella parte precedente ho fatto due missioni secondarie, anche abbastanza difficili. Ora proseguiamo con le altre due. Posso chiederti un favore e non dirlo a Tokiro? Mi è caduto un oggetto molto importante, volevo tornare indietro a recuperarlo. Quindi ritorniamo sul luogo dello scontro. Speriamo di non riaffrontare lo stesso boss per l'ennesima volta, ma credo proprio di no. E si sale un po' di livello. Qui siamo a 13.000 e io mi prenderei qualche istante per vendere le cose che non ci servono e almeno fare un salto di livello. Tanto visto che avevamo diverse robe, avevamo queste qua. Ah no, questa qua è equipaggiata. Pettine, carica barra amrita. Questi qua sono oggetti che sarebbero da equipaggiare. Magari aspettiamo un attimo questi a venderli, perché devo scegliere il più interessante. Però tutte queste qui, fino al livello fascia del mercato. Ok, pensavo di avere più roba da vendere, in realtà. Vabbè, a livello 21, queste qui. Ah, vendiamo anche il pettine, dai, fanculo. Questo qua lo teniamo. Allora, facciamo una bella cosa, una bella cosa. Allora, andiamo a equipaggiare prima gli oggetti speciali. Visto che ne abbiamo un po', vedete, resistenze ragni, carica anima, boh, questo qua potrebbe essere utile, resistenza al fulmine, resistenza, ah no, resistenza ai regni, non ai ragni, potrebbe essere utile, tutto il resto andiamo a venderlo. Andiamo a vedere se abbiamo sbloccato qualche arma un po' più potente, però mi pare di no, l'archibugio è sempre lo stesso. Continuerai a mantenere la Odace, questa spada qua di livello 32. Qua abbiamo anche la spadina piccola di livello 33. Vorrei provare a usare la spadina piccola, fa un po' meno danno. Però secondo me ci regala qualche soddisfazione in termini di agilità. Non andiamo a vendere però appunto questa qua, l'arma bella, perché l'arma bella ce la teniamo. Per il resto diciamo che sotto il livello 30 possiamo. Ok, siamo al livello 18. Qui c'era tutto, ovviamente. Abbiamo liberato un po' di cose. Andiamo a vedere se riusciamo a fare un salto. No, perché ci sono 21.000. Tantissimo. Tantissimo. 21.000, dobbiamo vendere ancora roba. Ok, adesso qua. Forse ho esagerato un pochino. Livello abilità, cosa potenziamo? È vero che la lancia, allora, influisce sul ki, che non è male. Avere un po' di ki in più, se no vediamo. Recupero del ki, questo qua ci velocizza il recupero del ki. Peso massimo dell'equipaggiamento, che è anche questo. Questo qua non sbaglio mai.
questo sull'audaci. Allora, mentre la magia, abilità, Fusirama, aumentiamo il chi. Nel dubbio. Nel dubbio aumentiamo il chi. Proviamo. Questa spada servono diversi attacchi. Servono diversi attacchi, noi abbiamo sempre utilizzato armi pesanti, di conseguenza un pochino, insomma, si soffre, un pochino si soffre. Questo è chiuso. Ovviamente andare con gente grossa, con la spadina, non so quanto possa aiutare. Stavo quasi pensando di tenermi lo spadone, magari proviamo così, magari. Anziché questo, andiamo a equipaggiare questo qui di livello 32, che andiamo un pochino a. Anche se fosse, ragazzi, sapete che il Fusirama, tipo con questi, proviamo con la spada. Niente, perché tanto. Beh, chi se ne frega, dai, stiamo provando una nuova arma. Stiamo provando una nuova arma e va bene così. E è chiaro che la spada qua no, non mi piace. Non mi piace, mi sa che. Spadone sarà anche lento, tutto quello che vuoi, ma le cacchio, sono veloci però. Oh! Andiamo con la spadina.
Questa è una trappola. Grazie a te, cosa. Oh! Oh! Quanta salute ti tolgono, però... Anche se strum... Scusa? What the fuck? E io come faccio a salire? Questo era l... Ah no, è vero, c'era anche il passaggio di qua che portava... Quello lo evitiamo. Però abbiamo... Ah no, non abbiamo la... Allora, da questo qua ci andiamo quando abbiamo i poteri... I poteri al massimo per fare l'evocazione. Ma che cazzo? Ma raga, cazzo sono ste mosse? Morte per esplosione. Cioè, a volte... Boh. A me ste mosse che... A me queste mosse che non puoi parare non è che mi fanno impazzire, eh? Intendo all'interno del combat system. Non mi piacciono proprio per niente. Muoio con questo stronzo. Ok. Vabbè, prendiamo un... Yep.
Boh, stavo parando. Boh, non capisco. Stavo parando. Quel ragno era gigante, ma che asco, raga. Allora, qua è un bel casino decidere dove andare, raga. Ve lo dico io, perché lì c'abbiamo un ragno lì. Qui c'abbiamo il tizio. Mi ha girato i coglioni. Guarda, dai. Non così. C'è una scorciatoia. Allora, probabilmente andiamo direttamente dal boss di qua. Però io vorrei eliminare almeno lui. Che lui con la magia, visto che è abbastanza debole. Mi aspettavo una trappola, dico la verità, mi aspettavo una trappola. E qua sta il boss. Vediamo.
Quante cure abbiamo? 4. Ora. Vediamo se questa strada ci dà almeno un vantaggio tattico. No. Nessun vantaggio tattico perché siamo nuovamente qua. Quindi io potevo andare dritto di là. Boh, io prenderei una cura. Ma che cazzo! Ma dai, raga, ma che cazzo è? Ma che cazzo è sto gioco? Qua non potevi far niente, questo rotola. Non po', secondo me non potevo neanche parare qua. Quindi ora c'è tutto da rifare. Questo è grave come roba, eh? È abbastanza grave come roba. Sì, però scusate, adesso va bene tutto. Quante anime avevo? Secondo me ne avevo un po'. Ne avevo un po'. Boh, no, vabbè, prendiamoci uno di questi. Proviamo a cercare di capire. Lui rota. E che cazzo. No, vabbè, questa. E vaffanculo, va.
歓喜を起こして出奔なさり、帰参のために誰よりも働く。世話しないお方、私が支えて差し上げなくては。Ok, missione completata, devo aprire quella cassa. Andiamo, dai. Neanche troppo, neanche troppo. È stato abbastanza fattibile. Ci danno un nucleo dell'anima di livello 36 che ovviamente non posso utilizzare. E possiamo proseguirlo. Lo vuole espandere la sua influenza sulle regioni settentrionali. Andiamo a fare anche questa. Ma questa qua è la missione principale. ここで何を？知れたこと。勝家殿の力を借りて城を建て、信長様に献上するのよ。というわけだ、猿。抜け駆けは許さんぞ。何笑うとるんじゃ、猿。L'ha pescato grosso. Ore o sagasterutte, samurai wa omae ka? Go aisatsu da na. Omae ga kono ka? Yō yaku mitsuketa zo. Ore ra no chikara o kari yotta. 物好きな人間もいたもんだ。Non ho capito sta roba, cioè. Oh, almeno un'ambientazione un po' luminosa. 城なんて一から建てたら、なら。すでにある砦を奪って。ミノミノコテモ。Noi siamo un po' cattivi comunque, eh? Siamo un po' cattivi. Nel senso che stiamo conquistando, uccidendo persone per conquistare. Ah, qui ritorniamo indietro. Niente, qua è un po' inutile, noi dobbiamo aprire il passaggio da quella parte là. Con un colpo. Con un colpo. Mi sembra un po' esagerato, sinceramente. Con un colpo. Cazzo. No,
mi trovo meglio con lo spadone, raga. Inciampato. Stupido. Se facciamo sti giri strani qui, secondo me ci avvantaggiamo un pochino. Anche qui. Qui. Lì c'è quello, lì c'è l'uccellaccio. Mamma mia. Ah, l'uccellaccio. Vediamo se riusciamo a... liberarci. Ma che dice un altro? Mamma mia. Vabbè, l'uccellaccio ce lo siamo tolto dalle balle. Qui si ritorna sul ponte. Culo. Secondo me bisogna far fuori quello. Lui è quello che... Però... Lì abbiamo... Allora, proviamo a fare una cosa di questo tipo. Andiamo dall'altra parte. Proviamo a seguire l'altra strada. Che era... no. No, questa è l'unica strada. Questa è l'unica strada. Allora, facciamo una cosa di questo tipo. Prima di andare giù da questo qui, liberiamo la zona, se tutto va bene e non muoio. Se tutto va bene e non muoio, potrebbe essere un buon incastro di cose. Nel senso che questo io lo vorrei eliminare, però non me la sento molto sinceramente adesso. Se andiamo prima... andiamo prima a liberare il punto di qua, così carichiamo la barra dei poteri. No, ci sono le serpenti. Palle. Ma vai che c'è? Brutte notizie. Questo non è più il nostro territorio. Ciocra annoi ste yaru. Ima na.
Vieni con me. されちまったんだ。Sento...Merda! Lui ce l'ha con me. Se ci alterniamo io e Frank, qualcosa di buono combiniamo. Beh, da solo questa parte qui sarebbe stata una scocciatura. Tutto io. Infatti sentivo il rumorino del codamino. Buttarsi giù di qua non so quanto possa essere una cosa. Oh. Calati.
calati, calati, però. Qui entriamo nel mondo spettrale. Ah, questa porta è chiusa dall'altro lato. Allora, visto che c'è lui, approfittiamo. Andiamo. Spacca le casse, proprio un bruto. Comunque questa parte qui l'abbiamo vista. Mamma mia, che spavento, ragazzi. Ma non può fare così però. No, ha mollato il colpo. No, no, no. Vabbè, ma sei proprio... ritorniamo. Allora, lui cosa ridiamo? Andiamo a nascoderlo. Non gli piace, mi sa. Allora, visto che c'è Frank, raccogliamo tutte queste robe qui per il momento. Poi, io non so se Frank mi segue anche qua sotto. No, ok, allora qui aspetta un attimo, qui è dove eravamo all'inizio. Allora, di qui... Oh, qui c'è una porta chiusa, allora dobbiamo fare il giro di là per aprirla. Lì sotto ci sono le vipere. Allora, facciamo il giro di qua. Dai, Frank, non ti incastrare con... Ah no, però non dobbiamo dimenticarci prima di che moriamo, dobbiamo ripartire tutto. Di fare questa cosa qua. Visto che ormai qua tanto il bagno di sangue l'abbiamo fatto. Devo dire che dai, ci sono giochi dove i personaggi secondari sono veramente stupidi, si incastrano.
Vai, Frank. Oh, attenzione. Morire ora che abbiamo fatto una strage. E qui tiriamo giù l'acqua anche di qua. Anche di qua, qua si scende probabilmente quando andremo a chiudere il c'è la pallina, ma io la pallina lì che Dai Frank, picchia perché questo ce la fa male. Vabbè, il nucleo dell'anima. Qui abbiamo tirato giù anche questa, quindi anche qui abbiamo sbloccato questa zona qua sotto dove si possono raccogliere cose. Allora, sono curioso di vedere se Frank... Ok, ci segue. Sì. Allora, se ci segue... una trappola. No. Allora, ora abbiamo i poteri al massimo. Andiamo a eliminare quello grosso. Dovremmo essere relativamente tranquilli. Via. Vediamo se Frank ci segue anche di qua. Perché se ci segue per tutto il livello, raga. Via, andiamo. Speriamoci. Merda. Merda, mi ero dimenticato di questo qua. Però lui c'è ancora... Ah, ma no, che stupido, raga. Non dobbiamo riaffrontarlo questo. Non dobbiamo riaffrontarlo, basta che scendiamo di qua. Qui ovviamente sono ritornati tutti.
Noi scendiamo giù di qua. Io la spiego subito. Perché ora siamo in due. Aspetto ad attivarlo. Cosa succede? Che mi ammazza Frank e poi sono da solo. Capito? Questo è il trucchetto. Scatenare subito la nostra furia. Va bene raga, io direi che ci salutiamo qui. Secondo me è un buon punto. Vi invito a supportare il canale con un mi piace e un'iscrizione, mi raccomando, e ci vediamo alla prossima.